attenzione a me, la Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è passata in vantaggio. La Roma è in vantaggio. In vantaggio la Roma dopo 22 minuti. Il vantaggio della Roma al 13° del primo tempo. La Roma, solo 2 minuti. Al 22° Roma in vantaggio. La frase più bella del mondo, non è ti amo, la Roma in vantaggio. Io rimango, non c'è dubbio, anche se arriva qualche voce, anche se arriva qualcosa, io non voglio qualcosa, io voglio rimanere a Roma. Bisogna capire quello che i nostri proprietari, che sono gente onestissima, fantastica, vogliono fare in relazione alla prossima stagione, perché questa storia è fatta, però possiamo dare seguimento a un progetto molto bello, di gente sana, di gente onesta, seria, e solo bisogna capire per definire una direzione per la prossima stagione.
Ed eccoci qua, buon pomeriggio a tutti, 17 e 17 del 17, no, di venerdì 10 giugno 2022, buon pomeriggio a tutti, nuova puntata di RomaGiallorossa.it speciale calciomercato. Insomma, salutiamo tutti gli amici che ci stanno ascoltando tramite l'app di RomaGiallorossa.it, salutiamo tutti coloro che ci stanno ascoltando tramite Google Podcast, tramite Spotify dopo, tramite le nostre principali piattaforme, tramite iTunes Podcast, tramite tutte le piattaforme veramente possibili e immaginabili, My Hearts Radio in diretta. Salutiamo veramente, veramente, veramente tutti. Oh, allora, io oggi voglio fare una cosa che non ho mai fatto, che non ho mai fatto, perché ho messo gli inni nazionali, all'inizio della trasmissione. Intanto sto facendo una cosa che non riesco a fare, a mettere l'alimentatore nel nostro tablet, praticamente. Non so perché forse perché non è questa, non è questa la spina, è quest'altra, eccola qua, adesso sì. E oggi vogliamo prendere i vostri messaggi, li prenderemo nella seconda parte, ma anche durante la prima parte. Allora, innanzitutto scrivetevi proprio il numero per gli SMS WhatsApp, soprattutto WhatsApp scritti, 324-866-0622. 324-866-0622, e noi cercheremo di rispondere alle vostre domande, di mercato sulla Roma, solo sulla Roma e Roma, solo Roma, Roma e basta, come si diceva una volta, no? Roma, solo Roma, Roma e basta. Allora, perché ho messo questi inni nazionali rigorosamente in gallese, l'inno nazionale gallese, l'inno nazionale portoghese, l'inno nazionale francese, ovvero la marsigliese che fomenta sempre tantissimo, e l'inno nazionale argentino? Perché, direte voi, Marco Violi è diventato un esperto di inni e vuole sentire l'inno nazionale, vuole andare ai mondiali con l'Italia, no? Tanto hanno fatto andare l'Ecuador, e quindi l'Italia si attacca al tram, ma non c'erano proprio problemi perché comunque ci sarebbe mandato il Cile nel caso, e quindi l'Ecuador va ai mondiali. Va bene, è arrivata poco fa la notiziola. Allora, perché ho messo questi nazionali? Tanto vi ripeto il numero, SMS e WhatsApp, 324-866-0622, 324-866-0622 per i vostri SMS e WhatsApp. Benissimo. Allora, innanzitutto, ieri abbiamo fatto sentire le parole di Caressa, che noi avevamo già anticipato il 1 giugno, ovvero da quando sono iniziati questi speciali di calciomercato. Magari poi lo risentiremo, Caressa. Tanto dura un minuto e mezzo, un minuto e venti, e devo dirvi questo, che tanto che arriva, ho già un messaggio? Dov'è il messaggio? No, non è arrivato il messaggio, mi prendete in giro, no? Già mi
scrivete 324 866 06 22, 324 866 06 22. Non è arrivato nessun messaggio, mi sembrava molto strano che già neanche l'avessi detto e arrivano i messaggi. So che siamo molto 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 letti, ma ancora non è arrivato nessun messaggio, aspettiamo i vostri messaggi. Allora, il 1 giugno ho lanciato un nome, vi ho fatto capire più o meno l'identikit, io lo dico agli amici di YouTube, no? Quelli che hanno ascoltato solamente la trasmissione del 1 giugno 2022, abbiamo lanciato questo nome, questo identikit. Voi che ha avuto la bontà di seguirci nelle trasmissioni di romagiallorossa.it, queste pomeridiane, avrà sicuramente saputo che il nome in questione, e anche gli amici di Twitter, il nome in questione era Paul Pogba. Non ho detto che Paul Pogba sarebbe andato sicuramente alla Roma, ma che la Roma ci stava provando per Paul Pogba. Poi vi ho detto anche il 27, nella trasmissione del 27, mi pare che quella abbiamo fatta su Twitch di non l'abbiamo fatta sulla web radio, di Cristiano Ronaldo, perché era un nome che subito dopo era uscito, dopo la finale di Tirana vinta da Roma di Conference League. Quindi ecco perché è spiegato l'inno portoghese e francese. Poi vi abbiamo detto, non noi direttamente, siamo arrivati diciamo secondi o terzi su questo nome, di Paolo Dybala. E ora dalla che sembra stia andando all'Inter, ma così come Pogba sembra che stia andando alla Juventus, e abbiamo anticipato una settimana fa praticamente che c'era anche lo spiraglio Paris Saint-Germain per Paul Pogba. E poi oggi, poco fa, ci giunge la notizia che Mourinho direttamente ha chiamato Gareth Bale. Ecco perché spiegato l'inno gallese. Allora, noi abbiamo messo in ordine non casuale l'inno gallese, l'inno portoghese, l'inno francese e l'inno argentino, in ordine di probabilità. Allora, ad oggi, al 10 giugno 2022, noi vi abbiamo detto sempre che la Roma è alla ricerca di un grande nome ad effetto, un nome che scaldi la piazza, un nome importante. Ci ripetono in continuazione che il mercato chiaramente non si ferma solo a Matic, ma ci sarà un grande colpo probabilmente di un giocatore svincolato. Attenzione, questi giocatori svincolati, Ronaldo non è svincolato, ma quella è una questione a parte, poi ve la spiegheremo. Vi abbiamo detto quindi che la Roma proverà a prendere un grande nome per scaldare i cuori della piazza giallorossa, perché Dan Friedkin ci ha preso gusto. È una promessa che Dan Friedkin in persona ha fatto a José Mourinho, quella di prendere un grande nome, e Dan Friedkin ha dato a Mourinho completamente carta bianca, ha detto chiama chi vuoi tu, puoi chiamare io. Tant'è vero che Mourinho ha provato a chiamare Pogba, ha provato a chiamare Bale, con Ronaldo non credo che ci siano queste possibilità, cioè questi problemi, perché hanno lo stesso procuratore in comune.
e la società invece ha provato a portare Dybala. Vedremo, adesso ancora non è nulla di ufficiale con l'Inter, finché non è ufficiale io non darei niente per scontato. Diamo sempre, dicono, Pogba ad un passo da Juve e poi la firma non arriva mai, Dybala ad un passo dall'Inter e la firma non arriva mai, Ronaldo impossibile e invece poi vedremo come va a finire, Bale è il nome più possibile, il nome certo, è un nome che non è che proprio ti fa, però è un Bale che insomma viene Bale a Roma, insomma molte motivazioni per quanto riguarda il mondiale, giocherebbe sicuramente quei da agosto fino a novembre, quei 4-5 mesi alla grande per poi farsi trovare pronto per il mondiale, e niente, poi bisogna vedere come torna al mondiale, ma questo è un problema un po' generalizzato per tutti quelli che parteciperanno al mondiale, tranne noi poveri italiani che grazie al mitico grande, per modo di dire, Roberto Mancini, non siamo andati ai mondiali. E va bene, questo è quanto. Allora, andiamo con ordine. Gareth Bale, chiamato da José Mourinho. Dei giorni scorsi c'è stato un colloquio con José Mourinho. Non sappiamo l'esito di quello che ha detto Bale, probabilmente ci sta pensando. Sapete che Bale ha avuto un ottimo rapporto con José Mourinho, allenato ai tempi del Tottenham, e José Mourinho sarebbe felicissimo di ritrovare Bale qui alla Roma. Chiaramente i costi sono alti, chiaramente io dico, ne arriverà di tutti questi nomi che ho detto uno e uno solo, cioè non mille, uno e uno solo. Quindi Bale lo teniamo lì, è uno dei nomi contattati. L'altro nome sicuramente contattato e su cui ci sta lavorando Mendes è Cristiano Ronaldo. Allora io faccio un ragionamento molto ma molto semplice. I Friedkin hanno capito realmente il potenziale del brand Roma, cosa che non aveva capito Pallotta. L'hanno capito i Friedkin e stanno facendo di tutto per accrescere a livello mediatico, di internazionalizzazione del brand, tutto quanto, il brand Roma. Perché un conto è presentarsi a centrocampo con Ruben Neves, con tutto il rispetto per Ruben Neves che è un grande giocatore, o Douglas Luiz che è un grande giocatore, per carità, un conto è presentarsi con Pogba, Matic Pogba, Matic, Cristante o Pogba, Matic. Un conto è presentarsi con Pogba, Matic, un conto è presentarsi con oppure con Ronaldo, Ebram, Zaniolo e Pellegrini, e un conto è presentarsi con Guedes, Pellegrini, Zaniolo, eccetera eccetera. Beh, questo lo sappiamo un po' tutti, no? Quindi Ronaldo, la Roma ha capito che ma ha capito da tempo, non è che l'ha capito oggi, ma ancora di più con la vittoria della Conference League, che ne ha parlato tutto il mondo, la quinta finale vinta da Mourinho, il titolo europeo della Roma dopo 61 anni, la festa al Circo Massimo, tutto questo. I Friedkin si sono veramente gasati e Mourinho, nel momento forse di debolezza dei Friedkin, come vi ho già raccontato, gli ha strappato questa promessa di un grande calciatore che sarebbe arrivato, ha detto: José, noi ti accontenteremo, fai tu, hai carta bianca. E hanno parlato presumibilmente, come abbiamo sentito, no, degli obiettivi futuri della Roma nel mercato. C'è da dire che il brand Roma parla da solo. Roma, la città iconica, la coppa della Conference League portata in trionfo sotto al Colosseo, con Pellegrini che alza la coppa sotto al Colosseo, è qualcosa di eccezionale.
a livello di immagine. Mourinho che piange dopo aver vinto la Conference League è qualcosa di che aumenta a dismisura il brand Roma. Oggi il brand Roma vale molto, ma molto di più di quanto l'ha pagato Friedkin. Quindi se io metti, no, se Friedkin dovesse tra 2-3 anni l'anno prossimo, mettiamo il caso, ipotesi impossibile, vendere la Roma, la venderebbe molto di più di quella del costo a cui, con cui l'ha comprata, molto, molto di più, perché brand Roma ha un titolo dopo 61 anni e un titolo dopo europeo dopo 61 anni e un titolo, come dice Mourinho, dopo 14 in generale, un titolo, perché poi è chiaro che il nome più iconico è quello di Cristiano Ronaldo, perché un altro portoghese. Ronaldo insieme a Messi hanno scritto la storia recente degli ultimi 20 anni di calcio, 22 anni di calcio. Ronaldo ancora fa la sua, fa la differenza, fa la sua porca figura, come si potrebbe dire, no? Fa la sua figura, perché anche con la Repubblica Ceca è andato a segno, quindi insomma non proprio, non è un giocatore finito, non è un, come ho sentito dire, perché tanto se avesse preso la Lazio avrebbero fatto i caroselli, o accostato solamente la Lazio avrebbero fatto i caroselli già prima di prenderlo, accostato alla Roma è praticamente un giocatore finito, ho sentito dire anche questo, va bene, lasciamo perdere, Ronaldo è tutto tranne che è finito, vabbè, per mio modestissimo parere. È un nome iconico portoghese, come Mourinho, come portoghese Mourinho è un nome importante, un nome altisonante, un nome che ti garantirebbe almeno 20, 25, 30 gol a stagione, almeno se ne ha fatti 24 in Premier, io credo che in Italia ne farebbe almeno 20-25, considerando che c'è che giocherebbe con Tammy Abraham, i gol aumenterebbe la dismisura. Con Tammy, la coppia Tammy e Ronaldo farebbero gol a grappoli. Se ci mettiamo Zaniolo, che potrebbe esplodere definitivamente, non so quanti gol, mettiamo anche 10 gol di Zaniolo, avremmo un attacco tra i più forti in Italia sicuramente. Quindi Ronaldo, Zaniolo e Abraham sarebbe un attacco sensazionale. E queste sono due, Bale e Ronaldo. Poi c'è la terza suggestione, la chiamiamo così, perché ci sono tante squadre, c'è la Juve, c'è Paris Saint Germain, si sono ridotte a due praticamente, è la Roma, come ho detto già, tutto scritto sul mio profilo Twitter, ragazzi, su Roma Giallorossa, tutto scritto, tutto proprio con dettagli, tutto quanto, Paul Pogba, esclusiva 1 giugno 2022. Abbiamo scritto che Roma, Juventus e PSG hanno fatto offerte formali, proposte formali a Paul Pogba. Abbiamo aggiunto anche la, come dire, la, mettiamola così, coincidenza, che coincidenza probabilmente non è, del 17 giugno. Che sarebbe la data dello scudetto, dell'ultimo scudetto della Roma, che evoca bellissimi ricordi qui nella capitale, 17 giugno 2001. Quindi 17 giugno Pogba annuncerà con ogni probabilità, anzi quasi sicuramente, la sua nuova squadra in questo documentario, in questa docuserie Pogmentary. Quindi Pogba in Pogmentary annuncerà dove giocherà il prossimo anno, e vi dico che ad oggi 10 giugno 17:36 Pogba ancora non ha deciso la prossima destinazione, manca nella docuserie il pezzo che non so se sarà centrale, finale, non lo so, dove giocherà il prossimo anno, manca di registrare l'ultimo pezzetto della docuserie, e la decisione sarà presa entro questo weekend, perché poi la prossima settimana dovranno mandarlo e completare questa docuserie Pogmentary, che andrà in onda su Amazon Prime
France, eh? Amazon Prime Video France, la Amazon Prime Video francese. E molti ricollegano al fatto che potrebbe andare al Paris Saint Germain, molti dicono che è fatta con la Juve. Io non dico niente, io dico quello che mi risulta, che la Roma ci ha provato. Poi se è arrivato un no, questo non lo so, se è arrivato un sì, questo non lo so. Il 17 giugno ascolteremo e vedremo. Sicuramente su Pogba ci sono le offerte di Juventus, Roma e Paris Saint Germain in ordine temporale. In ordine temporale. Addirittura si dice che si starebbe muovendo per portarla a Parigi Macron. Addirittura Macron starebbe provando a portare Pogba alla Juventus, alla squadra del Paris Saint Germain, insieme a Zinedine Zidane. Sarebbe muovendo in prima persona Emmanuel Macron. Quindi insomma, cose da pazzi. Vabbè, quindi insomma, per farvi capire la Roma dove si è messa, con chi si è messa. E l'ultima suggestione di mercato che ancora resiste, che non l'ho data io in esclusiva per carità, ma cioè, la Roma ha fatto un tentativo e ancora attualmente non è stata data una risposta ufficiale, anche perché se poi va all'Inter che risposta devi dare, va bene, questo è chiaro. Vi abbiamo raccontato anche dell'incontro che c'è stata, che c'è stato tra Jorge Antun e chiaramente la dirigenza della Roma nei giorni precedenti, prima dell'incontro con l'Inter. Al 99% andrà all'Inter, ma c'è quell'1%, io mi aggrappo a quell'1% per vedere quello che succederà. Queste sono le notizie, queste sono le notizie per quanto riguarda i giocatori della Roma, accostati alla Roma. La Roma, ripeto, farà un grande colpo, che potrebbe essere appunto un Bale, che potrebbe essere un Ronaldo, che potrebbe essere un Pogba, o che potrebbe essere un Dybala. Uno di questi quattro. Chiaramente solo uno di questi, non tutti, uno di questi. E appunto io credo che ci sarà da vedete, c'è da dire che da quando abbiamo cominciato a fare mercato noi in modo veramente pesante, perché abbiamo saputo subito questa dritta e ci siamo mossi praticamente solo nel mercato in entrata alla ricerca di questo grande nome, che ripeto ci dicono e dicono la Roma prenderà un grande nome alla stregua di Mourinho. Le vogliamo far sentire le parole di Caressa? Io lo dico dal primo giugno. Caressa ha detto l'altro giorno su Da Penguin, l'abbiamo già fatto sentire ieri. Ecco, adesso prendiamo le parole di Caressa e vi facciamo sentire anche per gli amici di YouTube, per chi se lo fosse magari perso. Ecco, sentiamo cosa dice Caressa al riguardo di del grande colpo che farà la Roma, perché noi ci sono tutte le trasmissioni registrate, ragazzi, andate su Spotify, cercate romagiallorossa.it, proprio tutto attaccato, romagiallorossa.it, e trovate tutte le trasmissioni, anche quella del primo giugno, tutte le trasmissioni dove abbiamo fatto il riepilogo di mercato giornaliero dando notizie in esclusiva della nostra redazione. Sentiamo cosa ha detto Caressa 3 giorni fa da Penguin. Se la Roma, come io mi aspetto, fa un grande acquisto, e secondo me fa un acquisto bomba
di quelli che vanno su tutti i giornali del mondo. Dybala? Non lo so, fa un acquisto bomba di, che va, io sono convinto di questo, perché conoscendo, avendo un po' capito, anche se non li conosco personalmente, qual è la, il processo di crescita di Friedkin, loro hanno puntato su Mourinho perché volevano l'internazionalizzazione del brand. Hanno vinto una coppa con Mourinho che l'ha alzata e è andato in tutto il mondo. In questo momento, per proseguire sull'escalation di comunicazione, quindi economica, di marketing sul medio-lungo, serve un grande nome. Se la Roma prende un grande nome, l'anno prossimo, attenzione. La gestione della società mi è piaciuta tanto, infatti. Ma attenzione, se la Roma prende un grande nome, attenzione. Ma, domanda, Dybala lo vedresti bene quindi alla Roma? O secondo te non è, cioè qual è il nome, il grande nome che hai in testa? Dai, ce l'hai un grande nome se ci dici no, questo? No, non lo dico. Non lo dici? Ce l'ho alla grande il nome in testa, ma non lo dico. È un impensabile, ma non lo dico. Un impensabile? Sì, ma non lo dico. E un innominabile quindi anche? No, non lo dico. No, non ti dico più niente. Non lo dico. Però c'ho una convinzione che potrebbe succedere qualcosa. Dybala è un giocatore che alla Roma potrebbe fare molto bene, anche perché si inserirebbe bene, però vuol dire vendi Zaniolo, cioè tutte e due è impossibile. O uno o l'altro. Oh, torniamo indietro. Ragazzi, mi state chiamando da WhatsApp, ma noi non possiamo accettare le chiamate da WhatsApp. Non abbiamo, come dire, la possibilità. Quindi dovete scrivere solamente messaggi WhatsApp. Ecco, hanno capito? E hanno chiuso. Dovete scrivere solamente messaggi WhatsApp per fare i vostri le vostre domande, le vostre richieste. Noi siamo disponibili, non possiamo prendere dirette. Poi metteremo nei prossimi giorni il numero per le dirette, che è sempre lo stesso, lo 06 92 95. No, quello è un altro coso, adesso non mi ricordo più qual è il numero di 97 92 95, non mi ricordo, insomma, vabbè. Però è 324 866 06 22, SMS e WhatsApp 324 866 06 22, WhatsAppateci. Questo è quello che dice Caressa, anticipato da Roma giallorossa giorni fa, ormai 20 giorni fa, perché sono passati 20 giorni. E ragazzi, qui nessuno vuole millantare niente, nessuno vuole prendere in giro nessuno, nessuno dice niente. Qui il discorso è uno solo, quello che la Roma sta facendo. Allora, io lo dico anche uscite allo scoperto, mediatori di mercato, procuratori, noi abbiamo sentito praticamente il mondo intero. La notizia arriva di Pogba per vie traverse, la notizia di Ronaldo data del 27 arriva per vie traverse, non direttamente da chi si sta occupando di mercato, ci mancherebbe altro, perché non ne parlano con nessuno, ma ci arriva per vie traverse. Quella di Dybala non l'abbiamo lanciata noi, l'ha lanciata un'altra emittente radiofonica, quindi poi l'ha rilanciata anche il Corriere dello Sport. Poi quello dello Sport ha un po' abbandonato questa pista e si è buttato più sull'Inter, ma è chiaro, quando incontri ieri o l'altro ieri, quando incontri il procuratore, il rappresentante insomma di Dybala, è chiaro che insomma che parli della trattativa, no? Parli di soldi, parli a livello economico, perché non c'è neanche da fare una trattativa con la Juve, visto che ha parametro zero. Devi fare una trattativa direttamente col giocatore, devi trovare d'accordo con il giocatore, devi trovare d'accordo per le commissioni a Dybala. Se però non dovessero essere soddisfatti i procuratori con le commissioni, ecco là che la Roma è pronta a inserirsi per Dybala. Così con, ragazzi, Mendes, non dico che è di casa a Trigoria, perché non è che uno dice lo vediamo spesso a Trigoria, no,
è uno che però è il procuratore dell'allenatore della Roma. È il procuratore dell'allenatore della Roma. Quindi, cioè, Matic è un giocatore che è un fedelissimo di Mourinho. Bale è un fedelissimo di Mourinho. Uno mi potrebbe dire: Pogba, Ronaldo, non c'è tutto questo grande rapporto, questo grande feeling. Ragazzi, nemmeno con Mkhitaryan c'era questo grande feeling. Eppure Mourinho l'ha fatto giocare da infortunato, perché era ancora infortunato, la finale di Conference League, cioè bruciandosi un cambio dopo 15 minuti. Se non avesse creduto in Mkhitaryan, non si avesse avuto un rapporto brutto con Mkhitaryan, parte che Mkhitaryan se sarebbe andato non avrebbe rinnovato l'anno scorso. Le persone si chiariscono se si vogliono chiarire per il bene comune e collettivo. Poi mi pare che Mkhitaryan ancora non abbia firmato per l'Inter, poi magari firmerà per l'Inter, però ancora non ha firmato per l'Inter. Quindi, cioè, con questo non dico che verrà da Roma, ormai Mkhitaryan non credo più che arriverà da Roma, che tornerà sui suoi passi o accetterà la proposta da Roma. Credo che vorrà andare in Champions, però Mkhitaryan credo che è giusto che si guardi intorno. E poi non so se l'Inter lo ufficializzerà, questo è un altro discorso, però è chiaro che Marotta, quando per agganciarmi al discorso di Dybala, quando parla di gli hanno fatto la domanda su Dybala, ma insomma, che punto siamo con la trattativa di Dybala, lui dice: io stiamo lavorando per un Inter più forte, stiamo lavorando per regalare a Inzaghi già al 30 giugno un Inter forte. Che vuol dire quel 30 giugno? Che ci sono delle scadenze, che sapete tutti perché l'abbiamo vissuto col periodo Pallotta, che entro il 30 giugno devi vendere per poter acquistare, devi vendere per far quadrare i bilanci. La Roma ha guadagnato circa 25-30 milioni, 25 milioni dalla Conference League, che li può investire nel mercato. Ha Friedkin messo denaro fresco per la campagna acquisti, inoltre sta uscendo dalla borsa, che non è cosa da poco, devo dire la verità, non è cosa da poco, perché sia loro possono muoversi con più tranquillità, sia noi giornalisti possiamo muoverci senza l'obbligo di borsa, della società quotata in borsa, eccetera eccetera eccetera, senza fare danni a nessuno, perché appena c'era una voce subito il titolo schizzava, la Consob, la Roma che doveva fare i comunicati, eccetera, smentire cose, eccetera. Quindi insomma non è, beh, la Roma si può muovere con più tranquillità, con più tranquillità. Questo è da mettere in conto. Quindi, detto questo, io credo che, ritornando a bomba, che tutto quello che abbiamo detto è reale, è reale. Ora, ripeto, magari non sarà Bale, magari non sarà Ronaldo, magari non sarà Pogba, magari non sarà Dybala, ma chi vuoi che siano, i nomi sono questi. I nomi sono questi. Io non vedo altri nomi che fanno come l'acquisto bomba. L'acquisto bomba. Allora, se andiamo a livello internazionale, sono impossibili, perché uno ha già rinnovato col Paris Saint-Germain ed è Mbappé, l'altro sempre in Paris Saint-Germain ed è Neymar, l'altro è Messi, tre giocatori del Paris Saint-Germain, l'altro è Ronaldo del Manchester United, l'altro è Dybala che sembra stia andando all'Inter, l'altro è Pogba che tutti danno alla Juve o adesso al Paris Saint-Germain. Tra l'altro, notizia di RMC Sport, che è una radio ma veramente molto informata
a livello di calcio francese, mercato francese, ha lanciato questa indiscrezione, cioè che appunto il Paris Saint-Germain starebbe facendo un'offerta ufficiale per Pogba, cioè ha già formulato un'offerta ufficiale per Pogba, lo vuole convincere, e lo vuole convincere con chi? Portando Zidane, e si sta muovendo addirittura Macron per portare Zidane e Pogba alla Juve, al Paris Saint-Germain. Però ripeto, il 17 c'è questa ricorrenza, 17 giugno 2001, 17 giugno 2022, che secondo me non è una data proprio messa lì a casaccio, ma una data forse iconica. Voi pensate, il 17 giugno, giorno dello scudetto, della ricorrenza dello scudetto, Pogba che dice io vado alla Roma, scoppia Roma, tutti i giornali del mondo che lo davano a PSG, che lo davano a Juve, eccetera, batto la notizia, Friedkin e Mourinho diventano i re di Roma insieme a, ci metto pure Diego Pinto, diventano re di Roma insieme a tutti, e tutti noi che andiamo festanti in giro per Roma a festeggiare come se fosse, avessimo vinto un'altra coppa. Peggio ancora Ronaldo, cioè non basterebbe Ciampino, Fiumicino, devono trovare un altro posto per portare talmente tanta gente. Ma veramente non è un film di fantascienza, è quello che vogliono fare. Vogliono risvegliare il gigante dormiente, che l'hanno già risvegliato, lo vogliono risvegliare ancora di più, il gigante addormentato. Io però faccio questa trasmissione e poi la prossima settimana me ne sto zitto. Volevo dirvi questo, perché, e qui mi faccio veramente tra il serio e l'arrabbiato, ho ricevuto attacchi, ho ricevuto sberleffi, presi in giro. Noi abbiamo fatto, il mio cellulare esplode di messaggi di persone che abbiamo contattato, tutti, praticamente tutto il mondo, qualcuno ci ha risposto, qualcuno no, per cercare di capire realmente come fossero andate le cose, realmente come, se era Bale, Pogba, Ronaldo, Dybala, e nessuno ci ha escluso nulla, nessuno ha detto no, non è, però forse hanno, nessuno esclude niente, nessuno esclude niente, per la privacy non si possono far vedere i messaggi, ma nessuno esclude niente. Così come abbiamo dato esclusiva su romagiallorossa.it di Farias, che era tra Porto e Roma, e poi probabilmente sceglierà il Porto a meno che la Roma non rilanci, ma vi stiamo dicendo questo. Poi sì, ci sono le varie operazioni di contorno, Solbakken, Celik, che non sono contorno perché sono importanti, ma sono chiaramente meno importanti rispetto al grande nome. Celik, terzino destro del Lille, Solbakken, attaccante del Bodø/Glimt, esterno del Bodø/Glimt, poi c'è appunto a centrocampo un altro nome, Ruben Neves, Douglas Luiz, Frattesi. Poi addirittura in difesa abbiamo raccolto in discrezione che la Roma ci potrebbe provare, ci proverà sicuramente per Koulibaly, se vedrà che tra Napoli e Koulibaly ci dovesse essere una spaccatura. Vi abbiamo raccontato cose in esclusiva che
non mi ha raccontato nessuno. Insomma, il grande nome sta per arrivare. Io a questo punto io entro ufficialmente la settimana prossima in silenzio stampa, perché la settimana prossima sarà una settimana importante per tanti motivi. Io entro ufficialmente in silenzio stampa, scriveremo solamente notizie su romagiallorossa.it, non scriverò niente neanche su Twitter. Io a questo punto attendo, perché le notizie le abbiamo date, le notizie sono queste e i giocatori sono questi. Ora è il momento di far lavorare la società. Non possiamo stare qui a fare il borsino, le percentuali, le cose, che so, il Mago Delma, che è il Mago Marcus, veramente, che dice faccio col pendolino della buonanima di Maurizio Mosca che ne so, appunto, viene Solbakken, viene Celik, oggi viene Solbakken, oggi viene Celik. Non sono, per dire, non questi nomi più o meno che si sanno, io dico il grande nome. Non so, tanti di voi mi chiedete le percentuali, io non vi so dare una percentuale. Io metto tutti 20, 10, 10, 10, 20, 25, 23, quant'è? Metto tutti questi. Metto tutto 20-25%. Non lo so. È uno di questi. Poi, se non sarà, avranno ragione gli altri, ma avranno detto una cavolata, non lo so. Però, poi, se romagiallorossa.it ci dovesse prendere, pretendiamo delle scuse da parte di alcuni, perché abbiamo subito attacchi, abbiamo subito sberleffi, abbiamo subito risolini, abbiamo subito cose ignobili, e non ci stiamo. Perché qui non è che facciamo come ci alziamo, diamo la notizia oggi. Che scriviamo oggi? Dybala alla Roma. Dai, scriviamo Dybala alla Roma. Che scriviamo oggi? Ronaldo alla Roma. Ronaldo alla Roma, perché la gente manco sa legge, purtroppo, perché io non so perché non spende manco due minuti per leggere un articolo che, tra l'altro, se c'è scritto i bookmaker, vuol dire che i bookmaker sentono qualcosa, e se i bookmaker di Agipro News allora inizialmente, fino a poche settimane fa, ecco, secondo Sisal, ecco, fino a poche settimane fa, l'arrivo di CR7 alla corte di Giuseppe Mourinho era offerto da Sisal a 66 volte la posta, poi l'offerta del clamoroso trasferimento è scesa nel giro di pochi giorni da 16 di ieri a 9 di oggi. Se voi giocate Ronaldo alla Roma, probabilmente oggi è pure sceso rispetto a 6, sarà 5. Mi fai vedere Sisal? Voglio vedere Sisal in diretta. Sisal.it. Voglio vedere Sisal.it. Quant'è il trasferimento di Ronaldo alla Roma? Si è sceso in queste ultime ore. Allora, scommesse sport, vediamo un po' dove sono no, l'app di scommesse non mi interessa, foglie, quote, no, devo vedere un'altra cosa sicuramente. Allora, un attimo, ve li dico proprio in diretta.
come si fa a vedere qua, io non lo so, perché non sono abituato a cioè gioco ogni tanto la schedina, ecco, cosa se, vediamo Ronaldo, se scrivo Cristiano Ronaldo quant'è la quota, giocatore alla Roma entro il 31 agosto 2022, Cristiano Ronaldo alla Roma, vediamo la quota. È ancora 6. Cioè, scusate, 9. 9, non è 6, 9. Cristiano Ronaldo alla squadra. Ah, qui non c'è scritto la squadra. Ah, giocatore alla Roma entro il 31 agosto. Allora, praticamente Belotti è dato a 5. Bernardeschi 7,50. Ronaldo 16, ma qui è strano perché la quota si è abbassata a 9, boh, non si sa. Guedes a 2,50, Icardi a 9, Isco a 3,50, Lukic a 6, Mandragora a 5, Marcelo a 9, Mertens a 4,50. Queste sono le quote, ma non credo siano aggiornate, perché Ronaldo mi diceva a GiproNews che era a 9 come Icardi. Vabbè, stiamo a vedere. Questo è quanto. Quindi, se i bookmaker dicono questo, i bookmaker non regalano soldi, ma se era 66 fino a poche settimane fa e ora è sceso a 9, qualcosa vorrà dire. Poi magari non arriva Ronaldo, però arriva un altro, però io non lo so. Pogba, beh, l'abbiamo detto, questi, vi abbiamo svelato i nomi. Ora io mi prendo una bella settimana di vacanze dalla radio, da YouTube, da tutto, e poi faremo i conti, perché questa settimana è decisiva. Settimana questa e anche la prossima riprenderemo sicuramente, dalla prossima, che è con gli speciali, che è dal 20 di giugno, tranne il 22 li faremo tutte, 20, 21, 23, 24 e probabilmente anche il 25, che recuperiamo il 22, quindi le faremo tutte, va bene? Ok, grazie a tutti, scusate lo sfogo, spero che verrà apprezzata la nostra trasmissione, la nostra puntata, un abbraccio, 18.05, sempre Forza Roma, un abbraccio a tutti, appuntamento al 20 di giugno, ciao!